Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati nei nostri studi per il nostro approfondimento serale. Questa sera vi svelo che era molto attesa questa trasmissione, perlomeno dalla sottoscritta, speriamo anche che piaccia a voi che siete a casa. Abbiamo ospiti in studio una coppia, moglie e marito, Susanna Bo e Gianni Carniglia. Vivono a Sestri Levante, Susanna è originaria di Sestri, Gianni invece di Carasco, e Susanna è l'autrice di questo libro, La Buona Battaglia, che è edito dalle Edizioni San Paolo, aveva avuto una precedente edizione, ora è appunto nelle librerie con questa casa editrice, e che racconta la sua storia. Tanto benvenuti. Grazie. Diciamo subito che hanno lasciato a casa 5 bambini, anzi no, Anna e Rachele non sono le 2 più grandi, tanto bambine non sono più, se ci stanno sentendo già non saranno contente. Allora, chi hai a casa, Susi? Racconta un attimo. Anna, che ha quanti anni? Anna 13 anni, Rachele quasi 12, poi io Pietro di 5, Francesco di 3 anni e mezzo e Lorenzo di 18 mesi. Ecco, stanno guardando? Sì, gli abbiamo detto che c'erano la mamma e papà, speriamo che guardi. Allora, questo per raccontarvi un po' qual è la loro vita adesso. Il libro però racconta tutta una vicenda precedente, una storia straordinaria di fede e di amore, e, la storia appunto di Susanna e di suo marito Luigi, che è mancato nel 2008, dopo 5 anni di matrimonio e dopo la nascita di Anna e di Rachele. Anna aveva circa 4 anni e Rachele circa 2 anni e mezzo, quindi insomma una situazione davvero delicata. Però Susanna, la cosa che colpisce del tuo libro è il fatto che quando tu hai conosciuto Luigi, lui aveva già subito 2 interventi e quindi era a tutti gli effetti una persona malata. Ti sei accostata a questa storia di dolore, di sofferenza che già lui con i suoi genitori stava portando sulle spalle, e ti ci sei accostata con lo sguardo della persona innamorata che guarda evidentemente solo ad un futuro felice. Quando è stato che hai capito che invece la vostra vita sarebbe stata segnata, e poi pesantemente, dalla malattia di tuo marito? Ma io, come ho raccontato nel libro, sono andata avanti i primi 2 o 3 anni di fidanzamento pur affiancando Luigi nel suo percorso di persona ammalata, un pochettino ad occhi chiusi, cioè veramente non rendendomi conto anche della gravità della situazione. Ho raccontato poi che nel 2001, curiosamente lo stesso giorno dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, Luigi ebbe un malore molto forte, ebbe una crisi epilettica, perché in quanto persona plurioperata alla testa poteva soffrirne, ma non gli era mai successo in quel modo e mai davanti a me. In quel momento fu una cosa molto, molto forte e molto dolorosa per me, che in quel momento mi sono trovata completamente impreparata. Ma come poi ho raccontato nel libro, questo è stato un po' il modo in cui io, che allora ero la sua fidanzata, entrassi di fronte alla problematica di dire: ma l'amore ok, il sentimento ok, però qui ci sarà una croce da portare. E quindi questo episodio fu quello che proprio mi mise in moto forse anche una sorta di conversione, cioè di iniziare veramente questo combattimento, questa buona battaglia che dà il titolo al libro, senza più attaccarmi magari a quelle false speranze, che sono anche buone, di cui anche si ha bisogno in una situazione del genere, ma veramente cercando forse per la prima volta in tutta la mia vita di attaccarmi all'unica certezza che poi ha sorretto questa storia. Cos'è questa certezza? Perché c'è, questo è un libro che racconta appunto un passaggio, come dire, il travaglio e il parto di un'esistenza che sembra fiorire proprio nel momento più drammatico, quello della morte. E forse una cosa che colpisce quando tu racconti del passaggio appunto da una fede vissuta in maniera così appunto tradizionale, secondo gli schemi a cui tutti siamo abituati, siamo tutti cresciuti in parrocchia, tu nel movimento del cammino neocatecumenale, insomma, a una fede che è diventata la tua personalmente. Ma come è avvenuto questo passaggio e perché l'hai chiamato La Buona Battaglia? Allora, io a un certo punto del libro, quando Luigi era nella fase terminale, quindi era già nell'hospice, no? Quindi in quel luogo da dove, salvo proprio un miracolo, in zona Cesarini non si torna più a casa,
Io ho raccontato in quel punto che, come non esiste forse precisamente un momento in cui nella vita si inizia ad avercela magari con Dio, oppure per alcuni esiste, ma per me non lo è stato così, così non c'è un momento preciso in cui tu inizi a fare la pace con Lui. Ma è un cammino, cioè per me, per quello che riguarda la mia esperienza, è stato un percorso. Questa buona battaglia in realtà è iniziata anche lì attraverso un ennesimo momento di consapevolezza, perché io nel libro racconto di avere una cara amica, Mariangela, che diciamo, essendo passata per la stessa esperienza, che era rimasta vedova da pochi anni, a un certo punto mi dice, con un po' di crudezza ma molto amore, perché a volte anche per farti del bene ti devono un po' prendere a schiaffi. Mi dice: guarda, forse tu adesso devi entrare nell'ottica che Luigi non guarirà più. E questo mi ha fatto veramente male lì sul momento, però poi ho capito che era comunque il Signore che mi stava parlando e mi stava dicendo: svegliati, perché tu rischi di accompagnare tuo marito alla morte, pensando che forse guarirà, pensando che forse la tua vita è stata spesa inutilmente e anche la sua, ma così, come ho raccontato in questo libro, veramente non è stato, perché a un certo punto, piano piano, io non potrei dire che c'è stato un momento preciso in cui ho visto un riscatto in questa storia, ma veramente piano piano siamo entrati in questa sorta di triduo pasquale, no? In cui siamo passati dalla croce, ma siamo arrivati anche alla risurrezione. Lo dico per me, che evidentemente mi sono poi anche rifatta una vita, eccetera, ma lo dico anche e soprattutto per Luigi, perché lui ha avuto la sentenza di terminalità e non solo l'ha accettata, ma l'ha abbracciata con gioia, sapendo che lui sarebbe morto. Ma la morte non sarebbe stata la fine di tutto, la sua morte sarebbe stata andare a incontrare una persona, perché io credo che il senso della fede alla fine, sia per chi va a messa tutti i giorni, sia per chi ci va magari solo una volta l'anno, perché così per tradizione, sia avere la certezza che tu muori ma incontri una persona, cioè tu vai a incontrare Gesù Cristo, vedi Dio. Vedi quelli che sono morti prima di te, che sono vivi in lui. Questo, secondo me, è il senso della fede. Altrimenti rischiamo di vedere un estraneo, rischiamo di vedere qualcuno che non abbiamo mai incontrato veramente, ma io ho scritto questo libro per dire che io questo Gesù Cristo, in quell'uomo sofferente che ha fatto 12 operazioni alla testa, io lì l'ho visto. Questa è la cosa più impressionante, il racconto che poi il lieto fine non c'è, no? Il libro, come si dice, finisce male, no? Perché oggettivamente Luigi muore e alla fine però tu racconti i primi tempi della tua vita, diciamo così, da vedova e poi l'incontro con Gianni con una leggerezza che colpisce, nel senso che viene da dire, ma chi ti dà la serenità di affrontare o il funerale di tuo marito mentre a casa ti aspettano una bambina di 4 anni, una di 2 anni. Io dico la verità, c'è un punto del libro in cui io racconto questo fatto, appunto, di quando Luigi ebbe la sentenza della terminalità. Questo io nel libro non l'ho scritto, ma glielo dissero il 25 marzo, che è il giorno dell'Annunciazione, che per me è sempre stata una festa a cui io sono particolarmente legata per tanti fatti della mia vita. Ecco, io aspettai veramente con ansia quel 25 marzo, perché io sapevo già dai suoi medici che la situazione era grave, ma lui no. Ecco, io quando ho visto la sua reazione di fronte a questa notizia, ho veramente sperimentato quello che dice l'Arcangelo Gabriele a Maria, cioè che nulla è impossibile a Dio, perché lui, sentendosi dire che aveva 3 mesi di vita, quello che ha fatto è stato chiedere un gelato. Che non è una reazione un po' cinica, un po' sarcastica, un po', ma è quell'entrare nel qui e ora della nostra vita dove nessuno riesce a entrare. Cioè lui non è che si è chiesto: ma allora le mie figlie, mia moglie, io dove vado a finire? Oppure: ah, ma allora guarda tutto quello che ho fatto prima, cosa serve? Lui ha detto: ma io in fondo in paradiso ci vado.
No, me l'ho anche chiesto, dice, ma secondo te? Dico, beh, forse direi che potresti anche avere qualche carta in regola da giocarti per andare in paradiso. Dice, allora io adesso mi mangio un bel gelato. Cioè, è questo vivere nell'oggi, no? Dove no? La centrifuga in cui siamo quotidianamente immersi ci impedisce di stare. Il vivere l'oggi. E poi, perché io questo libro l'ho letto, ma tante volte, e a te anche chiesto come doveva mandarti il marito. Aveva il senso dell'umorismo Luigi Gianni, no, perché vengo a te perché qua i minuti passano e poi sembra che tu l'abbia solo accompagnata in macchina, invece non è vero, no? Da Sestri. Gianni Carniglia, senti, voi vi siete conosciuti, innamorati e sposati relativamente poco tempo dopo la morte di Luigi. Sì. Come ti sei inserito in questo contesto, in questa famiglia che aveva sofferto così tanto? Allora, innanzitutto, io appunto abitando a Carasco, Luigi era un amico del parroco di Don Paolo e all'epoca me ne aveva accennato, parlato, quindi diciamo che io avevo conosciuto, anche se non personalmente, Luigi, però come persona, no? E che persona che non è morta, è morta chiaramente con tutto quello che appunto è descritto nel libro, è descritto anche Susanna, ma non è morta triste, mm-hmm. perché credeva alla vita eterna, ecco. E una delle cose che poi 2-3 anni dopo ci siamo conosciuti con Susanna, ma una delle cose che ho sempre detto a lei è che se avessi conosciuto fisicamente Luigi, magari solo per moralismo, magari appunto avendo già conosciuto anche Anna e Rachele, chissà, forse non avrei, il mio cuore non sarebbe aperto, magari sarebbe rimasto a pensare ai confronti, no? Oppure chissà magari lui cosa penserebbe, una cosa e l'altra, però appunto con casa di amici, così ci siamo conosciuti con Susanna, e lei mi ha fatto poi leggere questo libro, e attraverso il libro ho risentito appunto le parole che già il parroco mi aveva detto parlando di Luigi, e anche, anche Susanna, ho incontrato proprio una persona che non era lo stereotipo della vedova, della persona, sì, certamente che ha sofferto, no? Ma non era distrutta, perché alla base c'era, parlava appunto dell'incontro con Cristo, che quindi quell'incontro che lei con Luigi avevano fatto con Cristo, ecco, non era finito nella tomba, ma lei continuava a essere viva, e quindi continuava a essere una persona, una madre che doveva portare avanti la vita, e con la vita familiare, con le due ragazze. E nello stesso tempo però non era una persona chiusa alla vita, e difatti poi niente, ci siamo conosciuti, e quindi però partendo dal presupposto che io non sentivo un confronto, non so, magari un giudizio o una paura da parte sua di potersi innamorare, ecco, perché altrimenti probabilmente non avrei neanche, non mi sarei lasciato andare. Poi chiaramente poi ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati, poi in 9 mesi ci siamo sposati. Poi sono arrivati Pietro, Francesco e Lorenzo, ma stupisce veramente pensare, la figura del padre oggi in realtà è una figura che per certi versi diventa molto evanescente nella società di oggi. Forse tanti problemi di quelli che ci portiamo addosso sono dovuti anche a questo. Tu sei padre di 3 figli più due ragazze adolescenti, in piena preadolescenza, quindi insomma un momento delicatissimo dove la tua figura è sicuramente importante. Cosa ti sostiene in questo compito? Ma lo dico a volte, diciamo, come battuta, ma non è nella realtà. Noi in casa abbiamo Luigi non è solamente una figura così che c'è stata oppure rappresentata da una foto in sala, no? Insieme magari a una foto di tanti santi che abbiamo in casa, ma è una figura vera, e dico sempre che anche sia nel rapporto con la moglie, nel rapporto con le figlie, c'è un padre dall'alto che guida, però c'è un padre poi sulla terra che praticamente fa le cose che fanno tutti i padri, dall'accudire la famiglia, al rimproverare, cercare di rimproverare magari anche i figli,
umanamente, nella certo. povertà di qualsiasi persona, però ecco, voglio dire, è una cosa che realmente ti dà forza, mm-hmm. sapere che realmente, e non solo appunto perché è scritto in un libro, ma perché Susanna con la sua vita lo ha sperimentato, lo ha visto, e che anch'io mi rendo proprio conto che questa figura, a volte semplicemente pregando, no? Uno prega per, magari, perché chiaramente noi possiamo fare quello che possiamo fisicamente, però poi quando sono le ragazze sono cominciano mm-hmm. a uscire, certo. oppure anche mm-hmm. i ragazzi, magari, i bimbi adesso magari appunto che tipo d'asilo stanno male, una cosa e l'altra, che però realmente non solo sono praticamente come se avessero tre genitori, ecco. E quindi questo è sicuramente un aiuto importante. Senti Susanna, com'è cambiato il tuo rapporto con Gesù dalla ragazza innamorata che eri alla plurimadre di famiglia di oggi? Eri più libera allora o sei più libera adesso? Cioè di amarlo liberamente, voglio dire, come ci si relaziona? Voi parlate di Gesù come si parla di una persona che si incontrano tutti i giorni. Allora mi viene proprio da chiederti com'è cambiato il tuo rapporto quotidiano con lui. Ma guarda, quello che è sicuro è che forse la ragazza innamorata che aveva perso la testa per questo ragazzo che si chiamava Luigi, aveva un'idea di Dio, come dire, un mio caro amico che è anche citato nel libro, Carlo, diceva biondo con gli occhi azzurri e la riga in mezzo, no? Quello che non li manda lui i tumori, ma non perché intendo dire che Dio, Gesù mandino le disgrazie, ma magari ecco che ti fa andare tutto bene alla fine. Ecco, quell'idea lì non ce l'ho più. la mia idea di adesso è che anche quando ti manda qualcosa che tu profondamente non capisci, profondamente non accetti, e mi è successo anche dopo, no? Tutta la mia storia che ho raccontato nel libro, ma che però dietro c'è sempre un gioco d'amore, cioè c'è sempre il famoso regalo incartato male, c'è sempre una risorsa di vita laddove tu non vedi niente, lui la vede. Ecco perché la fede secondo me è importante, perché una persona che non ha fede rischia, non dico che tutti siano così, ma rischia di chiudersi completamente in se stesso, di non poter né amare né lasciarsi amare, perché poi la cosa che io ho sperimentato in questa storia è che tu puoi lasciarti amare da Gesù Cristo. Sul vostro campanello di casa ci sono tre cognomi, quindi mi viene da dire che proprio la presenza di Luigi è fisicamente anche presente, ci sono le foto eccetera. Senti, ma tu ti rivolgi a lui nella preghiera? Allora, quando sono particolarmente arrabbiata sì. Beh, è successa, beh, per esempio, succede che se ci sono delle date importanti, non lo so, il 28 aprile era l'anniversario della morte, oppure il 25 gennaio è stato il giorno che ci siamo sposati, ecco, a me è sempre successo che se gli chiedevo delle cose in quei giorni lì succedevano delle cose particolari, cioè a cui io non attribuisco assolutamente un caso, e potrei citare mille esempi, però sì, mi rivolgo a lui sicuramente, perché beh, è una sciocchezza detta così, ma anche quando io ho iniziato comunque a frequentare Gianni e mi sono resa conto che stavo iniziando a provare qualcosa per lui, ho, diciamo, messo le carte in tavola con un messaggino, no? E questo messaggino io ho avuto il coraggio di mandarglielo il 25 gennaio, che in teoria, forse essendo il mio anniversario, avrei dovuto fare la vedova lacrimosa, non lo so, ma io so per certo che il coraggio di mandare quel messaggio me l'ha dato qualcuno. Io infatti credo che lui sia felice anche che io mi sia risposata, ecco, poi
erano passati quasi 3 anni, quindi ho avuto anche il tempo comunque di metabolizzare, ecco, la sua perdita. E Gianni, senti, dicevamo la vita da padre, la vita da marito, e la tua vita di fede in questi anni, com'è cambiata? Anche tu facevi un'esperienza, Gianni è uno di quelli che in diocesi vengono definiti tra gli abitué delle GMG, cioè le fate tutte? Cioè, a parte 2000, quelle... Dal 2000 sì, fino al 2008. Ecco, insomma, cioè, voglio dire, proprio qualche esperienza di chiesa ce l'avevamo, sì, all'attivo, eh? Ma la tua vita personale, il tuo rapporto personale con Gesù, com'è cambiato nell'incontro con lei, con Anna e Rachele? Beh, è cambiato tanto, anche perché io all'epoca che ci siamo conosciuti vivevo da solo, facevo vivere in un appartamento da solo, e quindi da 1 a 4 e ritrovarsi a essere sia marito e padre immediatamente è come salire un po' su un treno che sta andando, no? Quindi chiaramente all'inizio c'è anche un po' di sincronismo, no? Sia da parte mia che da parte loro, giustamente, perché al di là del sentimento che puoi provare, poi la vita insieme è diversa. Però sicuramente, esatto, lo dicevi bene, noi abbiamo avuto in gioventù esperienze diverse, mm-hmm, di vita, però sempre legate alla Chiesa. Quindi la direzione era quella. Mm-hmm. Quindi anche se ci siamo ritrovati su tantissime cose, praticamente su tutto, nonostante il carattere, nonostante magari, no, quello ci si litiga dal primo momento, diciamo così, no? Però avere la stessa consapevolezza che di fare anche lo stesso percorso adesso di fede nel cammino del catecumenale, quindi, mm-hmm, avere comunque la stessa visione e sapere che quello che stiamo facendo non è neanche dire un passatempo, semplicemente abbiamo le stesse, certamente come hobby, ma davvero capire che attraverso l'altro è Gesù Cristo. Quello che è anche scritto nel libro, al di là della storia di Luigi, quello che rappresenta lei, che io ho letto per recuperare gli anni, quando me l'ha fatto leggere all'inizio, che non era ancora stampata la copertina, e si vede proprio, ecco, si vede proprio che quello che è scritto lì era quello che rappresentava, quello che cercavo anch'io in una persona. I minuti stanno passando, io però ho ancora due cose che vorrei assolutamente chiederti. La prima è questa. Un pensatore ha scritto una volta che occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina ma nasca dalla carne. La tua esperienza di fede, perché avete una fede invidiabile, ragazzi, ma questa esperienza è per tutti o bisogna davvero solo passare attraverso delle circostanze così drammatiche? Ma ti rispondo di no per tutti, ti rispondo assolutamente di sì per me, perché io probabilmente ero così dura che se Dio non mi avesse fatto, come dire, non mi avesse messo dentro una storia così forte, magari continuerei ad andare in chiesa per amore, mm-hmm, di Dio, ma forse quel Gesù Cristo che magari ho visto lì, in quella storia lì che ho raccontato, non l'avrei mai visto. Quindi non è necessario passare attraverso un'enorme croce per vedere la resurrezione, però bisogna dire di sì magari a quelle tante piccole croci quotidiane, la famosa goccia, ecco, mm-hmm, è una cosa che mi preme del dopo. Io ho sperimentato in questi ultimi anni, che sono stati umanamente i più sereni della mia vita, come si possa stare magari male per un problema che non è la metà grave di un marito con il cancro, ma perché semplicemente a volte magari o perdi quel filo diretto, no? col Signore, o inizi a mollare con la preghiera, o inizi a dire vabbè, ma intanto è la vita così, è un gran casino. ma no. A me, ad esempio, su questo fatto del dolore veniva in mente una frase che da poco ho letto di questo poeta Gibran, che dice: quanto più a fondo vi scava il dolore, tanta più gioia potete contenere. Cioè, forse tutto quello che io ho oggi a livello familiare, umano, neanche lo apprezzerei se non ci fosse stato il prima.
E senti, l'ultima cosa è questa. Tu stai girando parecchio per raccontare la tua esperienza e ti arrivano email da mezza Italia di persone e ci sono incontri pazzeschi che fai quando sei stata a Roma, hai presentato il tuo libro, incontri persone. Che cosa sta accadendo da quando hai scritto questo libro? Sta accadendo quello che già nella prefazione lo dice Don Fabio Rosini, che è il prete che aveva celebrato il mio matrimonio con Luigi e che aveva detto a lui in una confessione generale, cioè la tua storia, Luigi, quello che tu stai soffrendo non è solo una cosa tua, ma servirà a tante, tantissime persone di cui magari tu neanche saprai il nome. E questo è vero, perché quando io sono andata nella parrocchia di questo Don Fabio a Roma a presentare il libro, c'erano 400 persone e non erano lì per le mie capacità, erano lì perché la sofferenza ha dei semi e questi semi sono sempre semi di bene se li sai vedere come tali, e quindi ecco. Una testimonianza che si allarga a macchia d'olio. Tu non sei semplice spettatore, vero Gianni, di questa vicenda, cioè non stai solo lì a contare il numero degli incontri pubblici di tua moglie, cioè a fare il manager, esatto, sì, l'autista. Non sei solo questo, no, immagino, no? No, ma giustamente diceva, come lo chiamo il mio amato predecessore. E anche lo ha scritto anche nel libro, che qua la buona battaglia non riguarda appunto solo la storia specifica, no? Mm-hmm. Ma in tanti incontri che sono stati anche fatti, sono tante persone che hanno avuto e hanno croci, che può essere la malattia, può essere la perdita di lavoro, può essere la solitudine, la depressione, cosa che ahimè sta dilagando. Mm-hmm. E per tutti, per questo è questa battaglia continua, come diceva San Bartolo, fino alla morte, ecco. E quindi tutta la vita uno è chiamato non solo appunto perché deve essere per forza malato, e per questo posso testimoniare anche che nella mia vita, quando ho letto questo libro mi ci sono ritrovato, anche se era una storia completamente diversa, ma mi sono ritrovato perché realmente la perseveranza nella fede è quella che ti porta poi a un incontro, che non è detto che sia la moglie o che sia il lavoro desiderato, però porta veramente alla serenità e alla felicità dell'anima. Grazie ragazzi, grazie mille davvero per questa vostra testimonianza, grazie a tutti voi per averci, abbiamo sforato un po' ma stasera ci stava, grazie a Susanna Boia e a Gianni Carniglia, grazie, che sono venute a raccontarci la loro storia e questo libro, La Buona Battaglia, grazie a tutti voi per averci seguito, buonasera, torna domani attorno alle 20.